trigesimo della sua dipartita da questa terra al cielo, ed è il segno della speranza. Come vi è stato insegnato, abbondando nell'azione di grazie. Badate che nessuno vi inganni con la sua filosofia e con voi. Paziente e misericordioso è il Signore, lento all'ira e ricco di grazia con voi. E con il tuo Spirito. Dal Vangelo secondo Luca. Gloria a te, Signore. In quei giorni Gesù se ne andò sulla montagna a Bartolomeo e poi chiamò pure Antonio Giura. Negli anni 60 chiamò pure Antonio Giura e da questo paese così ben piazzato, con le prospettive e il panorama meraviglioso, e lo fece arrivare. Quindi il massimalismo cristiano è il lasciarsi vivere e il vivere cercando sempre in tutto il massimo, non le messe misure, che le messe misure degradano l'uomo, lo bloccano nella mediocrità, e che erano state una settimana e ritornavano, che non sono figli nostri, e quelle forse non avevano neanche la mamma, figli di ragazze madri che noi coltiviamo lì sotto. Per lui erano i suoi figli. Servirli, fare la manualità, il servizio di manualità, per rendere più bella e meritoria la vita. La morte è un momento della vita, non la chiusura della vita. Allora, quando noi cristiani vediamo le cose così, ecco, cerchiamo veramente di godere e ringraziare Dio. Dovremmo arrivare un altro che lo sostituisca. Sarà contento così Don Antonio, lo ricorderemo così Don Antonio, e il suo ricordo per noi e sarà stimolatore di energia, di impegno e di recupero di senso e di potenziamento della nostra vita. Sia lodato Gesù. Per la gloria tu sorgi più bella.